oggi perché siamo qui? Bene, oggi siamo qui per farvi conoscere un tipico dolce siciliano, sì, tipico di questo periodo natalizio. È un dolce della tradizione, un dolce antico come la Sicilia stessa, il cucidato di Natale. E qui ovazione di tutti coloro che sono all'estero e finalmente potranno rifare questo dolce della tradizione. Un biscotto a forma di ciambella, ripieno di ogni leccornia, fichi secchi, noci, nocciole, pistacchi, cioccolato e chi più ne ha più ne metta! E quindi, se vi è uscita la saliva dalla bocca, andiamola a preparare! Ciao! Però prima asciugateli! No. Ed ecco l'occorrente per fare il nostro cucidato di Natale. Sì, benvenuti qua a questo tutorial simpatico. Allora, innanzitutto... Un chilo di farina. 00. Bravo. Poi... 200 grammi di zucchero, poi 300 grammi di burro, 4 uova, mi raccomando, 4 uova di gallina, sì sì, no di dinosauro, 1 decilitro di latte, un bicchiere, grammi. Vabbè un bicchiere, va. 100 grammi di latte, dai, poi 10 grammi di ammoniaca per dolci, 150 grammi di ghirigli di noce, certo, 300 grammi, non so se si vedono, sono messi porta qua, avanti, porta avanti 300 grammi di fichi secchi, mamma mia, che bontà ragazzi, poi 100 grammi di uvetta sultanina, 70 grammi di gocce di cioccolato, 70 grammi di pistacchi, 180 grammi di canditi misti, sì, mi raccomando, che siano se misti. Se trovate la zuccata, sarebbe la morte sua, proprio la zuccata. Però io non l'ho trovata la zuccata, quindi la trovate... ho usato la macedonia di frutta mista candita. Brava. Un pizzico di cannella in polvere, poi delle mandorle, 150 grammi di mandorle. Mandorle tostate. Devono essere, sì, tostate e tritate. Le nostre stanno tostando, per questo vedete come esempio queste. 150 grammi, poi... 40 grammi, e questa è una mia aggiunta personale, di datteri squisiti. Datteri squisiti. Li vedete qui? Sono 5 grani di chiodi di garofano che vi sorridono e che poi dovranno essere tritati sottilmente. Poi 3 cucchiai di marmellata di arance, anche 4 cucchiai, e un mezzo bicchiere di marsala. Prendete un marsala buono perché da questo dipende l'aromatizzazione di tutto il dolce. Ci occorreranno anche delle ciliegie per guarnire i nostri coccillatini, ciliegie candite ovviamente, e poi un altro pochino di pistacchi da ridurre in granella, brava, sempre per spolverizzarla sopra i coccillatini. Cominciamo subito. All'interno della planetaria mettiamo il chilo di farina. Il chilo di farina, tutto il burro, lo zucchero, bravo, e 3 delle 4 uova. Tappo, sennò qui si crea la nuvola. E cominciamo ad amalgamare piano piano. Fatta andare un po' la pasta, aggiungo i 10 grammi di ammoniaca. Eccoli qua. E continuo a lavorare per un altro pochino, il tempo che tutta la pasta prenda anche l'ammoniaca. La nostra frolla si presenterà così, tutta granulosa, quindi noi la scaravoltiamo su un piano da lavoro pulito, la compattiamo ben bene, quindi con l'ausilio del mio simpatico aiutante inserisco nella carta cellophane o pellicola, compatto ulteriormente e pongo in frigorifero a riposare per una buona mezz'ora. Ciao! Prendiamo le nostre mandorle tostate. Adesso trito anche i pistacchi per farmi la granella da mettere sul tutto. E questa è la granella per la decorazione. Ora prendiamo pistacchi e ghirigli di noce che invece servono per l'interno e diamo loro una frullatina molto molto sommaria, cioè non devono diventare una farina, devono rimanere a pezzetti però non interi. Ok, giusto il tempo di rompersi in tanti pezzettini. Adesso
prendiamo i nostri fichi secchi, tagliamoli a pezzi e mettiamo anche loro nel mixer insieme anche ai datteri squisiti. Quindi i datteri, i fichi secchi, tutto nel mixer. E trito anche questi ingredienti. Appena si crea la pallottola è pronto. Adesso prendiamo i nostri chiodi di garofano, prendiamo un macinino. Eccoli qua. Chiodi di garofano e riduciamoli in polvere. Sì, ho il macinino nuovo, non vedevo l'ora di usarlo. Inauguriamolo, inauguriamolo. Bellissimo il macinino. Ci piace un sacco. Allora, questa polverina io direi di incorporarla a qualcosa. La metto direttamente qui, sì, sì, con le mandorle, perché sennò dove la conservo? Va bene, ok. Okay. E così abbiamo inaugurato anche l'elettrodomestico nuovo, il macinino. E adesso siamo pronti per preparare il ripieno, quindi spostiamoci sui fornelli. Siamo pronti per procedere alla realizzazione del ripieno. Quindi prendiamo i nostri fichi e... scusate, i nostri datteri totalmente triturati. Fichi e datteri, naturalmente. Sì, sì, fichi e datteri. Aggiungiamo l'uovo, che è avanzato dalla lista degli ingredienti che vi avevo dato. Aggiungiamo anche il latte. Qua? Sì. Aggiungiamo l'uva sultanina, i pistacchi, le mandorle tostate e tritate, il cioccolato. Dov'è? Dov'è? Il cioccolato. Gli ingredienti, Bob. Poi? I gherigli di noce, la zuccata o la frutta candita che avete, una bella spolverata di cannella, non tantissima, voilà, diciamo un cucchiaino. Amalgamiamo bene il tutto e poniamo sul fuoco a cuocere per 10 minuti. Fiamma viva e rimescolate in continuazione. Ok, 10 minuti sono passati, adesso spostiamoci sul piano da lavoro, nuovamente fuori dal fuoco. Tolto dal fuoco 3 bei cucchiaioni di marmellata di arance. Uno, è una ricetta povera, no? Mi pare? C'è quasi niente. Povera di tutto, insomma, di carboidrati, di tutto, no, di calorie. È una ricetta, ho detto, del Natale. Questo la gente con questo ci cenava, probabilmente, non so, era il dolce delle feste, ci mangiava la famiglia. Doveva essere un dolce ricco, di buon auspicio. Amalgamato bene il tutto, adesso lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. E adesso il mezzo bicchiere di marsala. Io lo metto a freddo, alcuni invece lo mettono mentre è in cottura. Io preferisco invece metterlo così perché si sente di più all'interno del dolce. Se invece voi volete far evaporare l'alcol, che a me funge anche un po' invece così da conservante, mettetelo mentre è sul fuoco. A questo punto spolverizziamo il nostro piano da lavoro con un po' di farina e prendiamo la nostra pasta frolla. Quindi prendiamo un mattarello, prendo un foglio di carta forno, mettiamolo così, metto sopra la mia frolla, stendiamo quindi un rettangolo di pasta frolla. L'altezza deve essere circa un centimetro, lo spessore. A questo punto prendiamo il ripieno e poniamolo così, un po' laterale. Lateral chic. E adesso piano piano arrotoliamo. Voilà. Eliminiamo l'eccesso eccessivo. Se ce n'è davvero troppo. Giriamo, giriamo, giriamo. Così. E adesso piano piano questo rullo deve diventare una ciambella, quindi con molta pazienza, se si spacca fa niente, piano piano, veramente con molta pazienza, giriamo
a poco ok, si è spaccato un pochino, fa niente, congiungiamo i pezzi, lavoriamolo bene con le mani e pratichiamo le tipiche incisioni, cioè arrivare quasi al ripieno, così tutto attorno, opla, opla, opla. E adesso in forno a 180 gradi per mezz'ora, dopodiché lo scendiamo, lo spalmiamo con un po' di marmellata di arancia diluita in acqua, trita di granella di pistacchio e la rimettiamo in forno, 180 gradi per mezz'ora. E adesso prepariamo la glassa per lucidare le nostre, i nostri coccillati. Prendiamo della marmellata, allunghiamola con un pochino d'acqua, in modo che non perda la consistenza cremosa, ma che non sia ancora così gelosa, deve diventare un liquido cremosino. Ed eccoli, olè, appena sfornato, non si capisce niente, ma vi giuro che è carino, ha una faccia carina, sia questo che quello. Adesso con la mia marmellata diluita imbibisco bene bene tutto il coccillato, tutto, intanto ne ho un terzo in forno che sta per finire la cottura. Bene, imbibiamo, imbibiamo. So che a molti di voi piace quando io dico imbibiamo. Imbibiamo, imbibiamo. Non so perché, ma molti mi dicono, ah, imbibiamo. Va bene, ok. Tutto di marmellata di arancia. Che delizia. Voilà. Prendiamo la granella di pistacchio e cospargiamo su tutto la nostra granella. Su tutto un bel po' di granella e adesso altri 10 minuti in forno e poi passiamo alla super guarnizione finale. Quindi li facciamo freddare e possiamo mangiarli. Va bene? Cosa? Quindi ci vediamo a seconda cottura. Sì. Mi raccomando, 180 gradi, altri 10 minuti come prima, va bene? Bene, alla fine non ci rimane soltanto che aggiungere le ciliegie e il nostro coccillato, è buonissimo, fa un profumo inebriante ed è pronto per essere assaggiato. Aspettiamo che si raffreddi, quindi lo affetterò, facciamo le foto e noi ci rivediamo di là. Ma che bello, guardate, non è carinissimo? È proprio una bella ghirlanda augurale. Bene, andiamo alle foto, va? Ciao! Quindi avete visto com'è semplice preparare questo dolce tipico natalizio della nostra tradizione siciliana. È una festa, è già una festa portarlo a tavola come centrotavola. Bene. È un dolce beneaugurante perché ha dentro la frutta secca, tutta la frutta a lunga conservazione. Era un biscotto che anticamente si mangiava a lungo ed era molto nutriente, quindi per questo portava beneficio, perché era proprio il biscotto dell'abbondanza. Bene, che questo Natale porti l'abbondanza, il dolce, la serenità in tutte le vostre case. Magari con un pezzettino di cucinato il giorno di Natale potrà essere ancora più bello. E quindi se siete stufi anche voi di mangiare solamente lenticchie sperando che portino soldi e alla fine portano solamente tasse, provate questo cucinato e vedete se insomma la situazione, non lo so, la situazione può magari migliorare. Va bene, su questo augurio, no tasse più... No tasse più dolci, mi raccomando, e quindi... Ma che c'è, no? Non lo so. Comunque, va bene, allora, noi vi auguriamo un buon Natale, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, sempre accendete l'albero di Natale, tagliate un panettone anche per noi. È un pezzo di cucinato. È un pezzo di cucinato. E regalateci un pollice in su. E tu, aiuto. Tu che vivi all'estero e non mangi il cucinato da tanto tanto tempo, me lo scrivi qua sotto se quest'anno lo fai. Perché certo, è brutto andare via dalla propria terra per motivi, naturalmente, vari di lavoro, motivi, no?
soprattutto poi, quelli di lavoro saranno però... non poterne più riassaporare l'essenza. Ma così... no, ma no, qui con due cuori e una cappa, mi raccomando, il sapore della Sicilia è ovunque. Bene, everywhere, everywhere, every time, every time. Noi ci vediamo presto, ciao, buon Natale sulle vostre tavole. Ah, ciao. Noi ci vediamo presto sulle vostre tavole di Natale. Ciao, ciao.